chi aveva dichiarato guerra all'Ucraina e non è riuscito a raggiungere i propri obiettivi è la Russia di Putin, che pensava di conquistare l'Ucraina in 3 giorni e da 2 anni si trova impantanato in un conflitto che dura appunto da più di 2 anni, da cui non sa come uscire e in cui ha perso 400.000 uomini. Credo che sia da tenere alta la bandiera dell'Ucraina, che è la bandiera della giustizia, che è la bandiera della difesa dei confini nazionali e che sia da denunciare in ogni sede l'aggressione russa che finora non ha portato altro che lutti, morti e distruzione anche per la stessa Russia e per gli stessi cittadini russi che sono vittime di Putin tanto quanto gli ucraini. Commentare le parole del Papa è sempre difficile e ieri sera il capo della sala stampa le ha puntualizzate in modo più chiaro. Io penso che sia utile ribadire dove sta la pace, e la pace sta nella giustizia e nella sicurezza dell'Ucraina.